Ernesto Che Guevara, Abramo Lincoln e Carlo Marx e il nostro Luciano De Crescenzo hanno tutti un particolare che li accomuna. Che cosa? Una folta barba. Già, la barba, per alcuni una croce quotidiana, per altri un vanto estetico. Lunga, corta, folta, di 3 giorni. La barba fa la differenza, ma è solo moda o pigrizia? Ma è più un fatto estetico o di praticità che l'ha portata? No, un po', dai. Un mix. Beh, dovrei far pubblicità a qualcuno, però sì. Sì, va da un barbiere, sì. Che gliela cura. Sono un po' veramente che non ci vado, però. Fattore estetico o pratico? Entrambe le cose, per farmi la barba tutti i giorni non ce la farei mai, quindi sì, preferisco tenerla. Sono un po' gli anni che ho optato per questa scelta. Quindi non è una moda dell'ultimo momento? No, assolutamente no. Ma moda hipster a parte, per chi invece decide di radersi, al fugace momento mattutino di pochi minuti, orologi alla mano, da qualche tempo l'antica bottega del barbiere ritorna ad essere un punto di ritrovo e di piacere. Devo dire che negli ultimi anni, cioè negli ultimi 2 anni, sono aumentate le barbe. In poche parole, si fanno più barbe, ecco, più barbe, sia a forbice e a lama. Però vedo che insomma lei sta eseguendo una barba con grande perizia, ci vuole un po' di tempo, però è un piacere. Sì, questo è vero. È anche no, per chi sta sotto, no? Alfonso, cosa dici? Tanto. Alfonso, lei si concede questo piacere? Ogni tanto, quando ci sono certe occasioni, io ho bisogno di una barba fresca per stasera, quindi vengo dal barbiere. Per gli amanti del fai da te, invece, vista la crescente attenzione dei consumatori, il mercato e le aziende offrono una vasta serie di prodotti, sia per barbuti signori che per gli amanti del rasoio. E infatti stanno tornando di moda i rasoi, il pennello, il sapone da barba, per cui diciamo l'uomo cerca di riprendersi il tempo e il piacere di rifarsi la barba a casa. Quanto tempo ci vuole per farsi una barba mediamente, in termini di tempo? Perché molti dicono, ma se devi solo spuntarla, sistemarla, eccetera eccetera, un quarto d'ora hai fatto la barba. Se vuoi fare una barba più accurata, insaponata, una mezz'oretta ci vuole, insomma, ci vuole. 30 minuti, sì. Però tutto piacere, tutta una, sì, una coccola, no? Che l'uomo si dà.